La Boca Museum di Sansepolcro, il Museo Busatti di Anghiari e il Museo dell'Arte della Lana e del Ferro Battuto di Stia saranno infatti dedicate ai musei d'impresa alle giornate FAI di autunno 2022 in provincia di Arezzo. La scelta dei musei d'impresa perché il FAI intende sempre allargare quella che è la conoscenza e il vedere per tutti i cittadini in queste giornate nazionali, quindi sia quelle di primavera che queste di autunno, e ovviamente con l'aiuto della Camera di Commercio abbiamo individuato quelle più importanti e più significative per il nostro territorio. Per le giornate di primavera abbiamo fatto ad Arezzo, il centro, per queste di primavera abbiamo allargato nelle vallate. Corporano la tradizione di tanti nostri settori vincenti, tra l'altro, quindi il valore è doppio naturalmente, non è solo la storia di un'azienda, di un'impresa, il proprio DNA, ma soprattutto poi fanno comprendere quanto anche in modo pionieristico poi queste attività hanno rappresentato per tutto un settore che ovviamente è cresciuto. Tornano anche gli apprendisti ciceroni. I visitatori sabato 15 e domenica 16 ottobre saranno accompagnati dagli studenti del liceo Città di Piero di Sansepolcro e dell'ISIS Galileo Galilei. Gli apprendisti ciceroni, così noi chiamiamo questi giovani che si danno sempre volontari in queste occasioni, presenteranno questi musei e i cittadini su prenotazione, perché per sentire meglio, per vedere meglio non possiamo fare dei gruppi numerosi, quindi a orari precisi che saranno nel sito del FAI www.giornatefai.it saranno proprio indicate le ore e il numero di persone che possono intervenire per ogni ora.